Ferrovie Apulo Lucane è tra le aziende che registra un miglioramento dei servizi agli utenti, lo dichiara Pendolaria, la storica campagna di Legambiente dedicata ai treni regionali e locali, al pendolarismo e alla mobilità urbana. Nel rapporto 2021 viene sottolineato il rinnovo del 90% del parco rotabile e si parla dell'acquisto di ulteriori treni destinati alla circolazione in Puglia e in Basilicata e dalla sinergia tra l'azienda, le regioni e gli enti locali. Ad aumentare il punteggio di alto gradimento, la bigliettazione ferroviaria integrata tra FAL, Ferrotranviaria e Trenitalia, i cantieri attualmente in atto per l'interramento della stazione di Modugno e il raddoppio ferroviario sulla linea Bari-Matera. Nel futuro di FAL, l'innalzamento degli standard dei servizi per garantire ai cittadini pugliesi e lucani il diritto ad una mobilità più sostenibile, moderna e sicura. Seppur con le enormi difficoltà connesse alla pandemia in atto, si è riusciti a lavorare per garantire il servizio in sicurezza. Per il direttore generale di FAL, Matteo Colamussi, le attestazioni di Pendolaria spingono sempre più a proseguire sulla strada intrapresa. Nei prossimi mesi verranno portati a compimento altri importanti obiettivi, come la riqualificazione dell'intera area con la realizzazione di una pista ciclabile che conferma l'attenzione dell'azienda per l'ambiente, ma anche la vocazione ad incentivare forme di intermodalità di trasporto, come quella bici più treno, all'insegna della sostenibilità, dell'accessibilità, dell'innovazione.